Nella nostra pagina culturale torniamo a parlare del meeting di Rimini tra gli eventi e uno spettacolo teatrale tratto da una storia vera. Paolo Pini. Correvo per il giardino con lo stesso turbante in testa che usavano gli uomini comandati da mio padre. L'ultimo lenzuolo bianco, il punto bianco nel cuore dell'uomo, è l'opera teatrale portata in scena al Teatro Novelli di Rimini nell'ambito degli eventi culturali del meeting di Comunione e Liberazione. Racconta la storia del giovane Farhad e del suo viaggio soprattutto interiore dall'Afghanistan all'Italia. Dalla famiglia con il padre generale dell'esercito Mujahideen, la normalità della guerra, del fondamentalismo, delle feste dissolute senza il rispetto della vita altrui e l'incontro con un altro mondo traghettato verso i sentimenti migliori dallo spirito di una madre. C'è Dio in quella vita, non è felicità quella. Ciò che conta, Farhad, è il cuore delle persone. Tu non sei come loro. Tu ricorda sempre quel punto bianco in fondo al cuore. Il cambiamento scatta dal momento in cui il protagonista conosce l'Italia e in particolare il popolo occidentale, gradualmente con i vari incontri riesce a acquisire consapevolmente il fatto che tutto ciò che era stato lui narrato di com'è l'Occidente era totalmente una falsità. Lo spettacolo è una storia vera tratto dal libro scritto da Farhad Bitani, storia che si intreccia con la vita di tutti noi alla ricerca del punto bianco nel cuore dell'uomo. Tutti potremmo essere Farhad proprio perché tutti noi non ci conosciamo fino in fondo e non conosciamo gli altri. E quindi anche e soprattutto in questo momento storico il confronto con gli altri è fondamentale, quindi anche noi possiamo cambiare, migliorare grazie a questo confronto. E non a caso il viaggio più straordinario è quello per conoscere l'altro. Spero che...